Salve, sono Domenico Marino della Beable e oggi vedremo insieme come si installa l'hypervisor di VMware, l'SXC5. Buona visione. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo recarci sul sito di VMware per poter effettuare il download della ISO. E, è chiaro che prima di fare tutto dobbiamo registrarci per poi da VMware stesso ricevere un codice seriale da applicare all'hypervisor. Quindi un momento di pazienza, inseriamo tutti i nostri dati e intanto è bene ricordare che prima di installare il CD-ROM, il VMware SXC, l'hypervisor all'interno di un server, è bene controllare che il server stesso sia presente all'interno della lista delle compatibilità di VMware, onde evitare chiaramente problemi successivi. E l'altra cosa molto importante è che al momento probabilmente sarà già uscita la ISO della 5.1 che è stata presentata al VMworld a San Francisco qualche giorno fa. Quindi procediamo alla creazione della registrazione. Andiamo ad accettare i termini e le condizioni da parte di VMware. Adesso dovremo ricevere l'email e quindi successivamente andare ad attivare l'account creato all'interno di VMware. Il passo successivo sarà quello di scaricare la ISO. Nella pagina dove è presente il link al download della ISO, dobbiamo fare attenzione perché c'è la presenza del codice seriale da utilizzare, il codice di cui vi parlavo prima, che è bene subito, copiarlo e inserirlo all'interno di un file. Ecco, download VMware vSphere Hypervisor. Andiamo in questo caso a cliccare su Register per poter definire il numero dei server da utilizzare. Mettiamone due. Sempre I agree e continuiamo. Eccolo là, la chiave di licenza di cui vi parlavo prima, è bene copiarla e inserirla all'interno di un file e procediamo al download. Il download è una ISO che va chiaramente scaricata sul proprio PC e poi successivamente si deve creare il CD-ROM autopartente. Una cosa abbastanza semplice, dobbiamo ricordarci di entrare nel BIOS del server affinché possiamo mettere come primo dispositivo partente il CD-ROM, all'interno del quale avremo chiaramente inserito il nostro CD-ROM contenente il VMware. Ecco subito, è partito. Procediamo tranquillamente con l'installazione che è molto semplice. Subito nell'interfaccia principale ci dirà i processori installati all'interno del server e la quantità di memoria RAM. Eccolo qui, continuiamo. F11 per accettare e continuare i termini di licenza. Ora ci dice che c'è un hard disk da 30 giga. Va bene, procediamo avanti e ricordiamoci che l'hard disk che viene evidenziato deve essere identico all'hard disk presente sul server. Qualora dobbiate vedere due dischi identici, vuol dire che molto probabilmente il RAID non è stato configurato correttamente. Selezioniamo il linguaggio. Enter per continuare. E
E chiaramente dobbiamo definire la password di root. Devono combaciare chiaramente, poi successivamente enter. Clicchiamo F11 per l'installazione definitiva. Attendiamo qualche minuto. E poi procediamo al reboot dell'intero server, ricordandoci chiaramente di rimuovere il CD-ROM presente all'interno del lettore. E possiamo anche modificare a questo punto il BIOS per spingere la macchina a partire direttamente dall'hard disk. Sta caricando il sistema. Ecco, un altro attimo di pazienza. Ecco, eccolo lì, il sistema è pronto all'uso. Andiamo subito a inserire, cliccando F2, la root e la password per poter andare ad effettuare alcune modifiche. Perché, come abbiamo notato precedentemente, il sistema ha rilevato l'indirizzo IP in forma dinamica. Sarebbe opportuno configurare la rete sotto forma statica, sotto forma di un indirizzo IP statico. Quindi andiamo a cliccare su Network Adapter, scegliamo, in questo caso ci sono due schede di rete, abbiamo definito la prima, andiamo a definire un indirizzo IP statico, andiamo a confermare quello che ha precedentemente conosciuto come dinamico, clicchiamo Enter, Esc. Applichiamo chiaramente le modifiche in modo tale che possa essere ributtata la rete, fatta ripartire la rete. Ora procediamo con l'installazione del client. Andiamo direttamente sull'indirizzo attraverso un browser, l'indirizzo IP che abbiamo precedentemente definito all'interno del vSphere e ci apparirà la classica pagina dove dobbiamo acquisire il certificato e confermare l'eccezione di sicurezza. Clicchiamo su Download vSphere Client. E attendiamo qualche secondo che venga scaricato. Procediamo chiaramente subito dopo averlo scaricato con l'installazione del software stesso. Abbiamo accelerato un po' di passi, quindi eseguiamo il software. Clicchiamo inglese come lingua di installazione e in modo molto molto semplice procederà l'installazione. Eccolo lì, andiamo avanti. Mettiamo su I agree. Andiamo avanti. Inseriamo lo username e l'organizzazione, il nome dell'organizzazione, clicchiamo avanti, avanti ancora per definire il percorso all'interno del quale sarà installato e finalmente clicchiamo install.
Un attimo di pazienza. Ok, clicchiamo su Finish ed è in basso a sinistra troveremo l'icona da utilizzare per accedere direttamente al client. Doppio clic sull'icona, inseriamo l'indirizzo IP del server che vogliamo gestire, lo username che sarebbe root e la password che abbiamo definito in fase di installazione. Login, ignoriamo. Eccolo qui, il pannello di controllo è pronto per poter essere utilizzato e come prima cosa da fare andiamo ad attivare la nostra licenza, andiamo su Configurazione e successivamente su Licensed Features, su Edit, per poter inserire la chiave di licenza che abbiamo precedentemente memorizzato. Andiamo a cliccare su Assegna una nuova licenza, una nuova chiave di licenza, clicchiamo su Enter Key e inseriamo la chiave di licenza memorizzata. Ok, il nostro è licenziato, va bene. Clicchiamo su OK e il gioco è fatto. L'ultima cosa che ci rimane da fare è la configurazione del time, del tempo, che in questo caso possiamo velocemente inserire una data e l'ora chiaramente che abbiamo sotto mano, però successivamente vedremo, andiamo su Time Configuration Properties, andiamo a definire, a cambiare l'orario e la data, successivamente vedremo come si definisce, come si setta la data attraverso l'NTP. Arrivederci.